posso dire le stesse cose in pratica a Diego Paolo, cioè sono tanti i ricordi che abbiamo in comune, che appunto appartengono poi soprattutto a noi, perché con Glauco io sono cresciuto insieme, diciamo che l'ho conosciuto all'asilo, forse all'asilo, prima elementare e via. Sì. E quindi i momenti poi che siamo stati insieme sono innumerevoli. Ma diciamo che la cosa, quella che forse la caratteristica che più rimane impressa anche rispetto a altri amici, è la larguzia di Glauco. Cioè, qualsiasi argomento per lui era buono per fare una battuta, e erano tutte battute riuscite, cioè prendeva in giro noi, amici, si prendeva in giro per sé. E quindi ecco, questa cosa forse era diversa dagli altri amici, l'aveva solo lui. E quindi, che dire, momenti belli passati insieme sono tanti. Diciamo che abbiamo iniziato andando sulle mura quando avevamo forse 10-12 anni per fare gli esploratori, cioè tenevamo un buco nelle mura e con i fiammiferi controvento si tirava giù per vedere, lui faceva già delle ipotesi, perché già probabilmente allora aveva questo interesse per l'archeologia, per la cosa. E poi ho scoperto che anche lui, come me, gli piaceva la pesca, quindi ci siamo ritrovati qualche volta a pescare. Il momento, forse il ricordo più bello, è quando siamo stati insieme, abbiamo fatto una gita a Londra, io, Glauco, Elisa e Rossella, mia moglie. E in quell'occasione, diciamo, ogni volta che se ne parlava insieme, dicevo: ma quanto si è riso in quell'occasione, quante risate abbiamo fatto. E ultimamente io gli avevo anche mandato un CD del filmino che lui aveva fatto, però mi sembra, mi dica Elisa, che non l'ha voluto vedere, perché probabilmente gli ricordava dei momenti troppo belli. Quindi sono momenti che rimarranno sempre in noi, faranno parte della nostra vita. Certo, ci manca molto, questo sì, perché almeno per me era uno degli amici, quelli più cari, quindi ci manca molto. Però comunque ricordiamocelo così, mentre sorrideva e mentre magari ci prendeva in giro, e questo forse è il momento, il ricordo più bello che possiamo avere.